Bleib mal da stehen. Nummer 1. Ah, natürlich kann der nicht warten, dass ich ihn wiederbelebe. Vollpfosten. Wo willst denn du da hin? Bleib mal stehen. Versteckt er sich hinter der Wand. So ein Paulberger. Tja, leider habe ich momentan keine Chili-Bombe über. Na, jetzt kriege ich die. Wäre zu genial gewesen, wenn ich die da auf der Brücke raufschmeißen hätte können. So, 23 zu 14. Ja, hallo, Herr Allstar. So, mal schnell nachladen. Okay, den haben sie schon weggemäht. Hey, langsam da. Na gut, mit 8 HP. Der Dickery, der ist immer noch am Start. Also 21 zu 26. zu 30, komm, dich belebe ich mal. Ich hoffe mal, dass da keiner in der Zwischenzeit herkommt und mich da abkratzt. Okay, die Lobby ist voll. So. Da kann ich lange auf dem schießen, der ist ja schon erledigt. Ja. Deckel mich ruhig weg, du. Eiertreter. Also 21 zu 33. So, weg ist er. Oh. 57 HP. B. Boah, ich hoffe mal, dass mich der da nicht vorzeitig sieht. Whiteout. Ja, in der Zwischenzeit hätte die da mal eine Heilpflanze hin platzieren können. Hab dich. Hey, langsam da, Freundchen. Lola, danke. Mensch, ja gut, die Runde ist eh schon vorbei. Naja, immerhin 10 habe ich, Whiteout 16, ja. Da hatte ich schon mal bessere Runden, aber auch schlechter. Thank you.
da 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 da. Jebel Junction bei Nacht. Theoretisch bin ich jetzt eigentlich in Zombie-Team, denke ich mal. Normalerweise müsste es sein, doch ja. Great. 2, 1 und los. Erledigt 50 Pflanzen für den Sieg und das Hirn gehört euch. Ja, super. Du brauchst nicht da rumballern. Ich hab ja mitgekriegt, dass du da hinter mir bist. Nee, und bin nicht der Erstschlagmeister. Scheiße. Du dicke Neune. Deine hat da als erst Schnapper abgeknallt. Kommt, geht den ruhig mal wiederbeleben. Ding, 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 ding. Wieder mal wie beim Boxkampf. Mir kommt es da vor, als ob die Richter da die den Gong schlagen. Wenn man da mehrere Gegner hintereinander abknallt, klingt es echt so. Okay, Schnapper, rechts. So, Achtung, Stachelkraut. Da drüben müsste doch eine Erbse sein. Jetzt höre ich einen Schnapper, da kommt ein Schnapper nur. Aha. Der hat sich da vergraben, müsste eigentlich da jetzt rauskommen. 1, 2, 3. Ist er da? Ah, da! So, Heilstation. Schon wieder ein Schnapper am Start. Der hat eh schon ein paar Hits kassiert gehabt. Hatte Low Life. Komm, lass mich da vorbei. Boah! Drei Schnapper! Okay, ich gehe mal rüber, den Schnapper da guten Tag zu sagen. Ach, der geht einfach. So, komm mal her, Schnapper hin. Schnapper, Schnapper, Schnapper. Schnapper, 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 wo bist du denn? Nee! Natürlich platziert der da das Stachelkraut hin. Okay, da ist noch ein Schnapper. Hallo Steven, grüße ich. Und schönes Wochenende. Dann schauen wir mal. Ich dachte, ich habe da irgendwo einen Schnapper gesehen. Ah, da ist er ja. Hinter mir kommt noch einer. Weg, 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 weg. Zwei sogar. Scheiße. Naja, wohl bekommt's. Ich hoffe mal, dass er da den kriegt. 3 Tage im Durchfall Minimum. So, respawn.
Also 22 zu 10 steht's aktuell. Bist du dahin mit deiner Drohne? Komm, lass mich da vorbei. Da kommt schon wieder mal ein Schnapper angekrochen. So, noch zwei Schnapper. Mann, selten mal Runden gehabt, wo 4, 5 Schnapper drin sind. Ist ja extrem. Okay, momentan bin ich bei 10. Was schon ein gutes Anzeichen ist. Für die Runde, nee, da geht dir mal nicht raus. Hey, wo ist mein Kickwicht hin? Ja, natürlich bläst er mir da das Schachelkraut hin. Du Vogel. Aha. Habe ich dich. Natürlich trifft er mich. Wie kann es denn auch anders sein? Whiteout hat mich schon zweimal aufgefuttert. 17 zu 33. Komm mal her. Gut gemacht, Fußsoldat. Sorry, habt ihr den Kill gestealt? Nee. Mann, alle drei Schnappern natürlich auf einem Haufen. 2-2. Ich spawn einfach neu, da ich ja eh nicht wiederbelebbar bin. Okay, jetzt sind mindestens zwei Kakteen am Start. Oh. Hahaha, ausgedrückt. Komm, 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 komm. Ja, was machst denn du da? Komm her und beleb den. So, gern geschehen. Und weg ist er. Aha. Wacht, ich komm schon. Zuerst muss ich mich da mal um Sonnenblümchen kümmern. So. Also, schauen wir mal rein. Punkte Pflanzen 31, Punkte Zombies 50. Also, Whiteout 13, Kree, Jack, Gap hat 8, dann Alan hat 1, Alorn, Light Snowden hat 4, Face hat 1, Sire hat 1, ich habe 15, Dickery hat 11, Mark Novak, Kowski hat 5, Lola hat 4, Same Vega hat 5, Sepp hat 6, Kind hat 2, Bergamax hat 3 und die anderen lassen wir mal weg.
Sondern 9, 8, 7. Dann beginnt eh schon die nächste Runde. Gartencenter. Start mal mit der Erbsi. Ja, so. Attacke, Ü! Hey, erledige 50 Zombies, Zeit zum Durchdrehen. Ja, mach ich. Die attackiere ich aber sofort. Ja, beruhig dich mal da hinten. Das müsste eigentlich Whiteout sein, ja. Der weiß, wie ich da spiele. Da hatte ich Glück, ein HP, heil mich! Heil mich! Juhu! Hallo, heilen! Heil mich! Ne, was machst denn du? Bist du ne... Bist du bescheuert oder saublöd? Je nachdem, oder? Ne, die geht weg, wieso soll sie mich heilen? Verstehe ich ja auch nicht. Für was spinnt man Heilpflanze, wenn sie da nicht heilt? Ich kann da mit 1 HP rumlaufen. Ja. Ja, egal. So, respawn und weiter geht's. Hey. Wegspringen gilt nicht. Ja, jetzt kommt Whiteout wieder von der Seite. Gekillt hat mich aber der Fußsoldat. Steht aktuell 7 zu 6. Ja, super. 3 Ingenieure, 3 Betäubungsminen. Okay, der bannt da mal die halbe Runde über. Mir kann es ja recht sein. Da müsste noch irgendwo einer sein. Heilpflanze, wie gesagt. Ist da sinn- und zwecklos, weil die raffen da nicht, dass man heilen kann, glaube ich. Schnapper. Hätte auch warten können, aber egal. Hey, Mann. Also 16 zu 16, Gleichstand. Wie schaut es denn da sonst aus? Ich bin da gleich auf mit Whiteout, der hat auch 8. Na warte. Lass du mein Freund Kaktus in Ruhe. Komm, Kaktus.
как ты, Гипсим! Knall ihn ab! Ja, ist selbst dabei draufgegangen. Ja, so wie ich gesagt habe, da waren wir zu dritt erledigt. 23 zu 24. Die Zombies brauchen nur noch 25 zum Sieg. Recht viel mehr brauchen wir da eigentlich auch nicht. Hat noch gekriegt. Ich habe seine Abschussserie sogar gestoppt. Der wird nicht begeistert sein davon. Deshalb. Mann, du Eiersack. Ding, 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 ding. Nee, Whiteout. Da hatte ich jetzt Glück, dass er nicht ordentlich gedeckelt hat. Hey! Langsam da, Herr. J.K.R. Yoga. Danke, Face. Das wird eine knappe Runde. 38, 38. 39, 38. Boah. Es kommt auf den letzten Kill drauf an, denke ich mal. Immer noch Gleichstand. Jetzt 3, 4. Ding, 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 ding. 2 nur. Ja, ich muss nachladen. Ja, die ballern da 2 Allstars auf mich. Plus noch ein Ingenieur. Whiteout hat 16, ich habe 15. Es wird schon knapp zwischen ihm und mir. Also 44 zu 42. Momentan liegen die Pflanzen mit 2 Kills vor. Das kann ziemlich schnell wieder mal umgeändert werden. Ich hoffe mal nicht, aber möglich wär's. Komm, 3 Kills. Einen. Ich hätte mal gern 3 Kills mit einer Chili-Bombe. Okay, den hat es da total überdreht. So, happen. Pflanzenteam hat gewonnen. Juhu! Sieg für die Pflanzen, 50 zu 45. Es war zum Schluss nicht mal so knapp, wie ich dachte. Also, ich habe 18, Mark Nowakowski hat 13, Face hat 4, Kind hat 3, Bergmax hat 4, Artemius hat 5, Whiteout hat 17, Yakari Yoga hat 11, Sepp hat 6, Light Snowden hat 3, Marky hat 4 und die anderen lasse ich mal weg. Da 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 da
Abschussmeister, Abschussserie, Erstschlagmeister und Vorlagenmeister. Ja. Nicht mal so schlecht. So, Schnapperstart. Theoretisch bin ich jetzt ein Zombie-Team. Soll ich da mit einem All-Star starten oder mit einem Fußsoldat? Ich bin mir da nicht sicher. Es wäre beides nicht schlecht. Starten wir mit einem All-Star. Aus einem ganz einfachen Grund. Ich vermute, dass der Whiteout ein Gegner-Team ist. Und er ist wahrscheinlich als Kakteen am Start und hat die Drohne. Oder als Schnapper. Normalerweise spielt der extrem gern Kakteen. Und Schnapper spielt der auch ziemlich gern. Deshalb. Zack und weg ist er. Hui! Den hatte ich gar nicht auf dem Radar. Das war knapp. Auf jeden Fall, die ersten zwei Kills habe ich. Ich glaube, ich habe da die richtige Wahl getroffen mit dem All-Star. Da musst du schon etwas früher aufstehen. Komm, mach die Runde. Ah, der ist auf Trick 17 nicht reingefallen. Sonst habe ich da öfters mal eine Chili-Bombe, ja Chili-Bombe, ein Kickwicht hingekickt. Und dass der schauen wollte, ob er mich kriegt. Pum! So, komm, heil dich mal, Herr All-Star. Von wo aus? Aha, okay. Happen entdeckt. Ein paar Hits habe ich ihm eh schon verpasst. Pam! Pam! Du wagst es da nicht drauf zu gehen sofort. Warte mal. Kakteen. Du Vogel, du Saublöder. Okay, die waren zu zweit. Einmal die Kakteen und einmal die Erbsen. Weiter nicht mal mit der Kakteen. Wundert mich extremst. Danke, Artemius. Naja, auf jeden Fall hat er Wilden gezeigt und hat versucht, mich da wieder zu beleben. Was machten ihr zwei da? Komm mal runter, Sonnenblümchen. Hier, spiel mal ein wenig mit dem Kickwicht. Zack, es fliegt ein Erbschen. So, jetzt gehe ich mal schnell rauf. Oh! Kickwicht! Nee! Hängt er da bei der Wand? Wäre er da seitlings vorbei, dann hätte ich die Kakteen da gekriegt. Hallo Wissenschaftler, grüß dich!
Komm, geh mal rüber. Die Gegner sind alle drüben. Ciao, Christian. So, hatten. So. Sì. Tutto bene? So, kick mich raus. Allora, tutto bene da te? Spero di sì. Come mai Garden Warfare 2? Beh, io giocavo sia al primo che al secondo, però col secondo ho moltissimi problemi. Per quello ultimamente gioco quasi esclusivamente la prima parte e registro e faccio dei filmati di notte, quando c'è meno gente che gioca. Perché avendo anche un ping basso, ho problemi sempre col gioco, non so perché, però non sono l'unico. Anche degli abbonati miei che c'hanno sempre il problema col secondo. Teddy, dove sei? Infatti quando mi hai abbonato ho ben detto Christian Barberi, mi sembra italiano, però non ti sei fatto sentire per quello. È un po' in pensiero. Ah, da Roma. Io sono di Bolzano, praticamente al confine quasi con l'Austria. Per quello sono bilingue, parlo sia il tedesco che l'italiano. E visto che in Italia sto gioco qua non lo guardano in tanti, ho iniziato a fare lo streaming in tedesco. Che è un peccato che in Italia sti qua ci giocano pochissimo, sia il primo che anche il secondo. Pam. Te ci giochi sulla PlayStation o su PC? Infatti per quello c'è. Cioè, sto gioco è più seguito in tedesco, per quello quando ho iniziato a giocare ho detto vabbè, prendo la decisione e vado a giocarlo in tedesco, perché praticamente qua ci sono un paio di youtuber con più di 1 milione di abbonati che giocano esclusivamente Garden Warfare 1 e anche il 2. Io sia su PlayStation che su PC. Al momento adesso sono su PlayStation. Però ho anche Garden Warfare 1 e 2 sia su PC che su Play. Per quello. La Play poi io l'avevo presa perché ho iniziato a fare lo streaming da PC e dopo ho iniziato a prendermi la Play per giocare con gli altri. Grazie. Beh, io sto gioco qua sulla Play 3 sono a livello 313, su PC idem e sulla Play 4 purtroppo ho dovuto iniziare da capo, adesso sono su 116. Non lo saprei, non ci ho mai fatto caso. Che poi non puoi neanche confrontarlo, perché il problema è che
Una volta ti becchi dei giocatori buoni e l'altra volta ti becchi tutti i novellini. C'erano anche delle partite dove ho fatto più di 50 kill. Non perché non è possibile, perché praticamente erano principianti tutti e due e continuavo a switchare da tutte e due le parti. Praticamente continuavo a cambiare da zombie a piante. Perché poi per me è uguale se perdo o se vinco. Io mi diverto con sto gioco e poi i kill non li guardo neanche. Io ci gioco per divertimento. Più che altro anche con Fortnite. Praticamente Fortnite io ad esempio non lo gioco. Gioco solo il disco quello dove balli. Sì, certo. Basta che mandi su Xmate. Praticamente anche su Fortnite solo o duo non lo gioco neanche. Mi piace giocare quello dove c'è il respawn, giusto per aver divertimento, svago e un po' di passatempo. Also, ich hab 17, Kind hat 9, ProGamer hat 11, Mark hat 4, Bergmax hat 1, Janlu hat 3, Whiteout hat 16, Marky hat 8, Artemius hat 3, Lucky Story hat 1 und die anderen lassen. Mi chiamo Filippo. Also Meister wieder Paleva war Sergi Bros, Abschussmeister war ich, Artemius Meisterheiler, Kind Abschussserie, Erstschlagmeister war ich wieder mal und Lucky Story war Vorlagenmeister. Come il canale, sì, praticamente X-Made. Praticamente facevo le live tutte le sere, però ultimamente pochi spettatori. Cioè, da quando è uscita la season 8 di Fortnite, canale non sta più andando come una volta. Per quello ho iniziato a giocare anche a altri giochi e mettere più puntate su. Prima facevo le live tutti i giorni, però adesso è un attimo il periodo, visto che è uscita la season 8 in Fortnite, che tutti quanti ci giocano. Poi quando si sono stufati tornano. Era così sia dalla season 7 che dalla 6. Che comunque le live le faccio sempre dalle 18:30 in poi. È un peccato che qua in Italia... volentieri, dai. Poi se mi vedi online, basta che entri dentro, puoi giocare con me, non c'è problema. Non serve che vai là a chiedere posso giocare. Perché in tanti poi passano ogni volta a chiedono posso giocare, non è un problema, perché se voglio giocare da solo metto lo stato su offline, no? Comunque se mi vedi online basta che entri, non c'è mai problema. A me piace di più il Garden Warfare 1 che il 2, quello oramai lo sanno tutti. Il secondo non mi è mai piaciuto così tanto. Sia come paesaggio dove fai le lotte non è il massimo, sia le map che anche i caratteri. Sì, ci sono un paio di caratteri come il mais che sono carini, però se paragoni i caratteri del Garden Warfare 1 a quelli del 2, quelli del primo sono più potenti.
c'è più divertimento, e anche gli avversari sono diversi. E che poi il bello, tanti dei miei abbonati prima mi sputanavano perché hanno detto: come puoi giocare la prima parte del gioco se è già uscita la seconda? E loro neanche avevano la prima. Poi è diventato così strano che loro ad un tratto tutti quanti hanno iniziato a comprarsi la prima parte e hanno iniziato a giocare con me. Strano che adesso poi loro il secondo non lo giocano neanche più. Sì, ma anche a me, cioè, io Fortnite non sono bravo, non ci sono mai stato bravo, mi sta sulle balle fare le costruzioni là, già lì per sé non capisco una minchia delle armi che ci sono dentro. Adesso un po' ci ho fatto la mano, però fare le costruzioni là è una roba che mi dà fastidio. Per quello a me mi piace da Fortnite, gli unici modi che mi piacciono sono quelli dove puoi iniziare di nuovo, praticamente il disco dominanza, com'è che si chiama in italiano? Sai che non ci ho mai provato a giocarlo in italiano. Beh, comunque quei modi dove giochi 50 contro 50 o 30 contro 30 con respawn. Beh, io la stagione 8 non ho mai giocato normalmente in Fortnite, praticamente solo quello 30-30 o 50-50. Giusto perché là almeno mi diverto, se mi sparano o mi uccidono non c'è problema, perché tanto ti ributta dentro e vai avanti. Poi vabbò, c'è anche un attimo adesso che Fortnite sta calando. È uscito poi Apex. Apex l'hai già provato? Io sì. E Apex mi dà fastidio che devi essere sempre in tre a giocare. Allora, Apex non sarebbe neanche male, però mi dà tantissimo fastidio che devo star là a giocare con altri due. Che poi sfiga vuole o ti becchi della gente che non ti capisce neanche. Che io quelle due volte che ci ho giocato ero dentro, non so se erano russi, non ci capivo una minchia. Sì, Apex come gioco non sarebbe male, però non a tre. Se si potrebbe giocare da solo o in gruppi da 50 persone, roba così, sarebbe anche carino, però non gruppi da tre. Che poi anche se hai gruppi da due non sarebbe poi tanto il problema. O in singolo, anche in due, perché ogni tanto ti trovi un amico che lo gioca, però non in tre. Perché è un po' difficile trovare proprio due amici che vogliono giocare allo stesso gioco. Perché uno vuol giocare a Fortnite, l'altro vuol giocare a quello, almeno uno te lo becchi. Poi se devi iniziare a giocare in tre, mi dà fastidio. Hanno fatto un errore gravissimo con quel gioco. Praticamente non sarebbe male, però il discorso là dei tre, e ho sentito tanti youtuber che anche loro la dicono e la pensano così. In due contro di me. Io Fortnite ci gioco su PC, però uso il controller.
Perché sono negato a giocare con tastiera e mouse. E una roba allucinante è che da quando è uscita la versione 7,3, il patch 7.3, che non c'hai più aim assist su PC se giochi col controller. È una roba micidiale. Io normalmente ci gioco sempre col controller su PC, perché sulla PlayStation io ho solo la Slim, non la Pro. Ho il problema che lagga moltissimo, non so perché. Sulla Pro è meglio, da quello che ho visto da un paio di miei amici. Però sulla Slim Fortnite lagga e non di poco. E per quello ci gioco su PC e poi là posso anche impostare a ultra. Io solo la Slim, la Pro non l'ho presa perché io sulla Play non ci giocavo mai, perché ho tutti i giochi su PC. E poi infine, a causa di tutti gli abbonati, avevo anche già una volta più di 600 abbonati solo per Plants vs Zombie sia 1 e 2. Che poi ho iniziato a giocare con la Play proprio per quello, perché gli abbonati quasi tutti avevano sempre la Play. Mi ha rotto così tanto le scatole che poi ho comprato la Play. Whoop. Ehi, piano. Beh, sennò quella col veleno o quella a fuoco. È divertente che c'hanno i nomi differenti sia in tedesco che in italiano, perché il gioco ce l'ho sempre su tedesco, non so neanche come si chiamano in italiano. Quello che dici te è quello al plasma, quello l'ho capito già dal nome. È tossica, ok. In tedesco si chiama veleno. Beh, comunque quella tossica o sennò quella a fuoco in generale. Poi come All Star uso quello normale, il Cricket Star, o sennò, mamma mia che spaccaballe che. O se no uso anche, chi è che uso? Se uso il soldato uso, chi è che uso là? Un po' di tutti, dai. Gli unici che non uso mai stranamente è il scienziato. Lo uso pochissime volte e mamma mia. Hallo Yoshinato, grüß dich. Il girasole non lo uso mai. Stranamente non mi piacevano mai. Un Yoshinato, bigezia. Schon, danke. Ich dachte schon, heute kommt gar keiner mehr. Ma io lo scientifico lo uso di più sulla sul secondo, su Garden Warfare 2. Sul primo non mi piaceva più di tanto. Non so neanche perché. Poi anche là c'è scientifico, c'è quello computer, quello tecnologico. Praticamente in tedesco si chiama computer hacker, praticamente, boh. Beh,
quello scientifico. Quello là mi piace un casino. Gli altri poco. Ma è come il mais. Cioè il mais, il major mais, quello standard, che è quasi il migliore. Che poi c'è il popcorn e l'altro, però non sono granché. Anche il comando mais là non è il massimo. Boh. O io non ci so fare con quelli là, o boh. E io ce li ho quasi tutti, però uso solo i miei 2-3 caratteri che mi piacciono, il resto non lo uso quasi mai o niente. So, dann schauen wir mal. Und Yoshi, was machst du heute noch Schönes? Pflanzenteam hat gewonnen. Nix mehr. Das ist nicht viel. Du gehst heute Dancing Stars schauen, oder? Also, ich habe 24, Mark Nowakowski hat 7, ProGamer hat 2, Lukta hat 5, Bussi Berli hat 2, Ale Gust hat 2, Whiteout hat 24, Perfect Player hat 3, die Sonne hat 2 und die anderen lasse ich mal vorbei. Ja, ich nicht viel, ich werde es jetzt langsam lassen. Sì, Zombolino, mi piace quello normale, o sennò quello, il marinaio. So Leute, und ich werde mich dann auch mal verabschieden. Wir sehen uns natürlich morgen wieder, wenn ihr wollt. Auf jeden Fall wünsche ich euch mal ein schönes Wochenende. Christian, ti saluto, ci vediamo domani se vuoi. Se vuoi, domani puoi anche giocare con me, non c'è problema. Also, se no, buon fine settimana. Ciao. Tschüss, Yoshi.